Master Tamburelli, is that your first time in Malta? No, è già la terza o quarta volta che vengo a Malta, invitato da Kevin e dal suo dojo, dal suo club, e stiamo portando avanti un lavoro con molta soddisfazione, però è un po' sempre ogni volta una scoperta, quindi è un po' anche un po' la prima volta. What is Aikido? What exactly does it mean? La scritta Aikido significa via dell'armonia dell'energia, quindi è una forma di budo che nella sua natura cerca proprio questa armonia, di armonizzare, di ricreare un'armonia in una situazione di attacco e quindi di disequilibrio. Questo è un pochino quello che contiene la parola, è un po' anche il senso, diciamo, generale della pratica. What are the guiding principles of Aikido? Come dicevo prima, sicuramente questa ricerca dell'armonia, dell'unione, e poi la sua particolarità è che si fonda su movimenti circolari, quindi è un tipo di lavoro a quale siamo poco abituati e che per questo è particolarmente interessante e stimolante per chi lo fa, per chi lo pratica. Poi i principi guida sono comunque proprio un lavoro su se stessi, una ricerca di miglioramento di se stessi secondo una disciplina tradizionale del Budo, che è appunto l'Aikido, come ce l'ha proposto il maestro Morie Ueshiba. Hello, my name is Luke Camilleri. I'm 13 years old and I've been training Aikido for 1.5 years. What's the best thing about Aikido? Best thing about Aikido is it raises your self-confidence and helps you in life along the way. It also helps you give you a knowledge of how life is and gives us the benefit of fighting without using violence and stopping our enemy where they are. So it's just self-defense. I hear that there is no competition the way other martial arts are. No, it's just... we're all brothers here and sisters, and we all stay together. I'm Michelle Gutierrez, and I've been training Aikido now for almost 1.5 years. What's the best thing about Aikido for you? I feel that it is ideal for women, first of all, because in the techniques you don't need to use any physical strength from your side. You learn how to direct the energy from your opponent so that you can use that energy against him and not yours. And besides this, it is also referred to as the gender martial arts, since all the techniques are graceful and really gentle. You don't need to attack with violence.